Amicittina, per piacere fammi bellina che stasera c'ho la Villa Teletruria, eh? Sta tranquilla Santina che per stasera ti farò bellissima. Brava, che ce la fa a concorrenza la bionda. E mi torno! Ma sei già sotto! Ma sei ubriaco? Mannaggia! Allora, Cicci, vedate la mossa! Che c'è Francesco e la Barbara ci aspettano a Teletruria per la puntata! Che la guardi la scorrida te! Ma io sono invitato, devo andare! Ci vediamo tra poco! Signore e signori, buonasera e possiamo dare inizio alla scorrida! Buonasera maestro! Buonasera Lucio! Signore e signori, buonasera. Stasera ci sono io e vi chiederete il perché. Cosa è successo? Ma la risposta è molto semplice, perché la regina del programma sono io. Mi sono assentata per parecchio tempo per prepararmi bene. Sono pronto e stasera eccomi qua. Scusi, Innanzitutto buonasera pubblico di Teletruria e benvenuti alla nona puntata della scorrida. Ma io non mi posso assentare un attimo, non posso andare a scena dagli amici che lei prende subito campo, non vedeva l'ora di entrare in questo studio, voleva condurre questa serata. Mi hanno Ma scusi, ma è questo il sistema? No, ma mi hanno detto che lei arrivava in ritardo, l'avevo messo per perso, io ho preso le sue veci. Ah sì, tutto qua? Sì. Non torna da settimane di quarantena e poi prende spunto, prende iniziative. Fermo Durante, allora mio marito non gliel'ha raccontata giusta, perché io ero, è vero che ero in quarantena 40 giorni, ma ero a prepararmi per stasera, perché non potevo arrivare qui e fare la figura da salama. Ah, capito? Ho capito. Quindi allora rimanga qui con me. Vabbè, andiamo subito a presentare lui, il maestro Pierluigi Testi. Buonasera maestro. Buonasera Francesco e buonasera telespettatori. Lucilla, anche questa sera non vedo qua nella postazione i nostri gianduiotti. Io vorrei sapere questa sera maestro cosa si esibiscono, se ci sono, non ci sono. Ma maestro, cosa avete preparato per questa nona puntata? Di sicuro non mancheranno. E allora, non possono mancare. E allora andiamo subito a presentarli, loro, i nostri gianduiotti. I gianduiotti sono qui per te. I gianduiotti, il loro ritmo fa per te. Tutto buonasera pubblico. Ragazzi, benvenuti alla nona puntata. Grazie di essere con noi buonasera anche questa Francesco. Sera. Ciao. Ci mancherebbe altro. Buonasera maestro Pierluigi. Buonasera. Buonasera Lucilla che buonasera. Voleva essere la prima donna e ci è riuscita. Buonasera. Andiamo DJ. Siamo pronti maestro. Sei pronto maestro? Siamo pronti. Stessa cura, stesso male. Male. Quest'anno niente mare, il vaccino devi fare. Se non hai fatto quello Pfizer, AstraZeneca ti tocca pure a te. E come l'anno scorso, starnuti sul braccino. E se scendi per strada o a fare la spesa, a 1,80 m tu devi restare. Per quest'anno non cambiare, dalla nonna ci puoi andare, ma dalla donna gna vedere se è congiunta oppure no insieme a te. E come l'anno scorso, son 400 euro di multa da pagare e senza fiatare se dalla manco tu volevi andare. Tanto non cambiare, il monopattino puoi usare, con il banco a rotelle, l'importante è che usi il cashback, il cashback, il cashback. Ecco.
Napoli. Buonasera. E loro ancora sono i nostri Gianduiotti, Daniele Zelli, Davide Brasola e Simone Mancini. Ragazzi, bello della diretta come sempre. Questo Franci, è il bello della diretta. Ecco, lei raccolga i soldi. Questo è considerato capitano dei Gianduiotti, che la nostra Lucilla voleva sostituirmi questa sera. Non può mancare la sigla di Lucilla. È tanto che aspetto la grande occasione, si trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla maga, che tanto se paga, di sicuro un Sevilla è la maga Lucilla. Lei ha imparato senza scuola, e infatti è una sola. Fa l'oroscopo e indovina dove sta la cantina, dove sta la cantina, dove sta la cantina. Stasera Lucilla, la nostra astrologa. Mi avvicino al mio valletto, lo chiamo valletto questa sera perché con questi ragazzi abbiamo deciso di sostituire ogni due o tre puntate delle scorridine. E so che questa sera, Davide, abbiamo una nuova scorridina, un'elegantissima ragazza, l'ho vista dietro le quinte, bellissima. Elegante, femminile, bella, simpatica. Quindi a te l'onore di presentarla. Con lo stacchetto e l'arrangiamento del nostro maestro Pierluigi Testi, entri la bellezza di Elisa. Buonasera! Ciao a tutti! E questo è il nostro classico saluto. Le consegno la scaletta. Grazie mille, della grazie. Ho una curiosità per lei. Mi dice come ha fatto a conoscere il nostro Davide Brasola? Ci siamo conosciuti in un piccolo incidente mio, eh? Ah sì? Sì. Lo vogliamo approfondire? Incidente di percorso. Approfondiamo. Dei tacchi bellissimi. Però diciamo è una un po' ragazza elegantissima. Bellissima, straordinaria, aperti, ha un sorriso meraviglioso. No, vabbè, lei è studia, sa vestirsi da sola, elegantissima, ripeto, è alla moda. E appunto con queste scarpe scollate è stato incidente di percorso perché si è tagliata il piede con un vetro di un bicchiere rotto. E tu l'hai soccorso. Io ho corso dalla barrice e ho detto porta il disinfettante, basta, muoviti. Basta, benissimo, benissimo. Noi con grande piacere ti accogliamo qua alla grazie, scorrida. Qui grazie. Andiamo sempre a migliorare. Saluto Simona e Martina. Certamente. Che in precedenza sono state con noi. E do subito la parola a te, Elisa, perché voglio sapere chi sono i concorrenti di questa sera. Allora, i concorrenti di questa sera sono Gloria Innocentini, Fabio Acciai, Pierluigi Zanon, Andrea Materni, Federico Botteguzzi. E vorrei un bel applauso per i nostri concorrenti, ma anche per la nostra straordinaria scorridina. Ed ora, maestro, chiamo la regia perché c'è un saluto ai nostri concorrenti da un personaggio televisivo, dalla storia della vera corrida. Se la regia è pronta e vuole mandare il video, il saluto di ciao, Antonella Elia. Un affettuoso saluto a tutti i concorrenti della scorrida di Arezzo. Da Antonella, con tanto amore. Mua. Ciao, in bocca al lupo. Ecco, un bel applauso per la nostra Antonella Elia, nella quale ringrazio perché ci segue tramite streaming, segue sempre le nostre puntate della scorrida e ho avuto l'onore di condurre insieme al nostro maestro Pierluigi Testi, e ne hanno fatte anche parte anche loro, i nostri Gianduiotti, nelle scorride a Castiglion Fibocchi, nella quale Antonella Elia ha condotto insieme a me tre puntate della estiva scorrida. Fortissime. Meravigliose. Se ci ascolta, lo dico e lo ripeto, perché stare sul palco con lei è veramente una cosa speciale. E poi l'abbiamo vista quest'anno nelle puntate del Grande Fratello insieme a un altro aretino, al nostro pupo, al nostro concittadino Enzo Ghinazzi.
E allora, cara bella Elisa, come di consueto il nostro maestro ci introduce lo stacchetto della scorrida. Ma imparate Elisa, Ma sai già. Se tornerà a ballare la canti anche te. Pronto maestro? Un, due, tre, sali! Franci, Lucilla! A Teletruria stasera che c'è? Francesco ed Elisa che presentano e me, Lucio Corazzi che ci leggerà l'oroscopo con serietà. Tutto ad un tratto il maestro che fa, suona i suoi strumenti e il ritmo ci dà. E già due occhi che sono in tre giudicheranno con le gay. È tornata la scorrida, quanto dura non si sa, la risata è assicurata e qualcuno vincerà. È tornata la scorrida, la puoi fare anche te, che sia solo pure in coppia, si può fare anche tre. Il nostro maestro Pierluigi Testi insieme ai nostri Gianduiotti. Grazie ragazzi. Grazie a te. Visto e considerato che la nostra Lucilla è tornata, io vorrei subito, perché lei legge oroscopi, vorrei subito l'oroscopo dell'Ariete. Meno male che c'è la Pasqua, ma tanto un sepole. Festeggiare in compagnia, perché anche Draghi si è perso per la via. Se son rose fioriranno e se son cachi fate voi. Tenete quadrini da parte perché anche sto mese un si riscote. Oddio, mica ha detto tante bugie, dico che ha detto anche la verità. Elisa, lo sai cosa facciamo noi? Vai. Lo sai dove andiamo? Andiamo in pubblicità, non cambiate canale, rimanete con noi. E non finisce mica qui. C'è la scorrida, stasera c'è la scorrida. E allora, cara, bella, straordinaria, affascinante Elisa, a te l'onore di annunciare, vai avanti da sola. I concorrenti. Il primo. Ah, il primo il concorrente. Il primo concorrente in gara. Salve, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, sono Andrea Materni, detto anche il Fakiro Vladimiro. E oggi, in esclusiva solo per la corrida di Teletruria, il nuovo personaggio, Vico l'idraulico amico. Thank you.
esclusiva solo per voi, con la corrida di Teletrulla, di Telegrado Comico, con Giudista e la doccia di pollo di Sarrone. Finiamo con la musichetta finale e vai! Tutti a ballare con Vico, Teletrulla, Amico. Molto da ridere, maestro, eh? Poi ne parleremo. Dobbiamo avere, Elisa, il nostro concorrente Andrea Materni collegato. C'è il nostro Andrea? Andrea? O ti sei perso nel campo degli olivi? Buonasera, Andrea. Non lo sentiamo, ma c'è. Non lo sentiamo, ma c'è. E sembra, lo vediamo anche bene. Sì, accenda, sì. Adesso mi senti? Ciao, Andrea. Ciao a tutti, ma senti lo studio, che accoglienza che ti fa. Grazie. Senti Andrea, ti posso dire una cosa? Come no? Io la tua esibizione non ci ho capito un fiasco. Se me la vuoi spiegare, non ci ho capito niente. Ce la spieghi, per favore. Vabbè, a parte perché era parecchio vento, c'ero. Comunque. È la prima volta nella storia che facciamo la doccia di bolle di sapone. Che bello! Era la doccia di bolle di sapone. Naturalmente viene fatto per i bambini, ma per gli adulti è anche per gli adulti, diciamo. Però ora io stavo scherzando. Tu sei un noto personaggio televisivo. Hai partecipato alla corrida di Rai 1 con Carlo Conti, Valletto, il nostro Lucio Corazzi. Francesco, noi ci ricordiamo anche. Bla 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 giro, fa 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 giro. Nostro Fachiro Vladimiro, che l'anno scorso hai vinto una puntata della scorrida qui a Teletrulla, giusto? Ha vinto la finalissima. Sì, ha vinto la finalissima, bravo Simone. Ecco, io ora do la parola. Ora non mi ricordavo, è vero. Io concedo, caro Andrea, la parola alla nostra giuria comica, perché loro la devono commentare questa esibizione. Prego, Daniele Zelli. Allora, ascoltami bene, Bardolino. Te me sa, hai un po' sbimbocciato quando hai fatto quelle esibizioni. Tira fuori l'alcolico. Forse te non te ne eri accorto, ma te eri un pochino di fuori, no? Come le stagioni che arrivano. Non scateni il concorrente, per favore. Ce l'ha il fiaschetto. Quello è il mio portachiavi. Ce l'ha. Te stai calmo. Allora, Andrea, io speravo in una seconda canzone del Fachiro Vladimiro e devo dire che, insomma, l'attendo con ansia, perché era un tormentone che anche i bambini cantavano sempre. Simone? Sì, sta in studio. Andrea, quando hai finito di fare lo strullo in mezzo ai tuoi olivi, per favore vieni dai miei, che hanno bisogno di una bella rivisitazione. Va bene, arrivo. Grazie. Però io sono idraulico. C'è anche un saluto da Lucilla, perché noi abbiamo la maga, l'astrologa Lucilla. Velocemente. Andreino, come stai? Bene, grazie. Ti vedo sempre in forma, mi raccomando. Benissimo. Grazie, Lucilla. Ciao, Andreino. Ci provo. Elisa cara, hai domande per il nostro concorrente? Non la rovinate, per carità. Non ha domande per il nostro concorrente. Voglio dire solo tre cose io. E basta. Tre cose importanti. Dica, Andrea. Che Vico l'idraulico c'ha tre cose importanti, fondamentali. Quale? Lavora, magna e trombetta. E con questa salutiamo Andrea Materni.
Elisa, Elisa, andiamo avanti con la gara e andiamo a vedere il secondo corrente. Buonasera a tutti, mi chiamo Zanon Pierluigi e vengo da Pernumia, un paese in provincia di Padova. Questa sera ciò che vi propongo è una serie in versione molto breve di qualche brano famoso in versione fischiettata. Cominciamo col primo. Il primo si intitola Lo chiamavano Trinità. Il secondo brano si intitola Tico Tico. Questa canzone si intitola Braccio di Ferro. Ultima canzone. Una canzone che mi ha portato alquanto fortuna e si intitola La marcia turca di Mozart. Buonasera. Andiamo in pubblicità. Ciao. E abbiamo collegato il nostro Pierluigi Zanon da Padova. Buonasera Pierluigi. Buonasera. Buonasera. Senta Pierluigi, una curiosità, lei è sposato, fidanzato? Mi racconti? Sì, sono sposato, ho due figli. Dei figli che oggi mi hanno fatto anche un sacco di feste, vabbè, insomma, dai. Vabbè, comunque. Senta, come nasce la sua passione per fischiettare queste canzoni?
Beh, a me è sempre piaciuta tantissimo la musica, qualsiasi genere di musica, in realtà, dalla musica classica alla musica da discoteca, la musica da ballare, di tutto proprio, musica italiana, musica... Non c'è limite, ma... a parte la musica techno, robe del genere, vabbè, insomma. Lo sa che qua in studio lei può avere una concorrenza spietata su questi tipi di esibizione, perché abbiamo la nostra Maga Lucilla che sa fischiare azzurro. Me l'ha detto prima. Ah, sì? No, venga qua per favore. Fischi azzurro. Azzurro. Niente dato da bere, Vinsanto. Scusi, fischi la canzone azzurro. Uguale. Come? Un po' meglio. Prego. Ma lei non sa nemmeno fischiare, vado a posto. E mi sono inceppato durante. Ragazzi, una battuta al nostro Pierluigi Zanon. A me piace particolarmente perché ha questa voce tipo Enrico Ruggeri e quindi mi piace, mi fa impazzire. Se mi fa anche un mistero, io lo voto subito. Simone? Aspetta che sta ascoltando. A parte che non mi sono tolto l'occhiale ancora, non so perché. Comunque, lo sai che se questi fischietti l'avesse sentito il nostro Orazio, ti immagini te? Ciccio, io te lo dico, se Orazio sentì questi fischiettini piava a 22 o 18 che c'era e gli tirava tan, tu sai le passere che ho buttato giù io? Vai. Poi ci fanno la sagra del bigolo col sugo, vero o no? O sbaglio? Senta Pierluigi, lei prima ha detto che la marcia turca di Mozart è il suo portafortuna, perché? Perché sono stato alla corrida nel 2018, l'ultima puntata e come si è classificato? Bene. Come si è classificato? Sono arrivato, immagino, terzo, dai. Terzo? Dovrei essere arrivato terzo, sì. Non è andata così male. Speriamo che stasera magari può vincere anche questa puntata, chissà. Chi lo sa? Sa, la nostra giuria comica tira fuori sempre il coniglietto dal cilindro, questo non si sa mai. Elisa piace la musica classica. Elisa, hai domande per il nostro concorrente? Io volevo chiedere dove hai imparato, perché io veramente non so fischiare, non ho mai... Ma puoi provare a fischiare? Impara qua la scorrida, proviamo a fischiare stasera, dai. Guarda, vediamo, come viene. Come viene? Poi non ho il fiato. Meglio di Lucilla. Scivaluta l'impegno. Senta Pierluigi, noi la ringraziamo di essere stato in nostra compagnia, gli facciamo il nostro in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Ciao, Francesco. Sì, dica che abbiamo lo stacchetto per la nostra Elisa. Ma certo, maestro. Siamo qui a porta. Prego. Stasera alla scorrida lo sai chi c'è, la nuova scorridina lo sai chi è proprio uno splendore, capirai, è molto affascinante, lo vedrai. È arrivata Elisa, che magia, con la sua bellezza che poesia, è proprio una fatina che ci vuoi fare, la scorridina Elisa, eccola qua. E allora noi Elisa andiamo avanti con la gara e andiamo a vedere il... terzo concorrente. Sono Fabian Ciai, per gli amici Ciaccio, e stasera canto Berta Filava di Rino Gaetano.
giro, cullava, cullava, filava la bianco. Le campane, le campane, le campane suonano nello studio della Scorrida. Fabio Acciai, lo abbiamo. Le campane, maestro, le campane, ho sentito le campane. Gli applausi hanno fatto partire il suono delle campane. Abbiamo collegato con noi Fabio Acciai. Fabio, mi sente? Buonasera, sempre... ma lo vedo così intanato, dove si trova? Sono nella mia scrivania, in camera mia. Ma l'ha sentito il suono delle campane? Sì, sì. E questo è un buon proposito per arrivare in finale, Fabio, eh? Ma, speriamo! Sei veramente bravo, poi hai portato una canzone di Rino Gaetano veramente bellissima che la nostra Elisa ha apprezzato moltissimo. Elisa, moltissimo. Ti lascio la parola, intervistalo tu questo bravo cantante. Tanto complimenti, è il mio cantante preferito, guarda, grazie, un artista hai portato, bravissimo. Grazie, molto gentile. Senti Fabio, cosa fai nella vita oltre il cantante? Perché ti posso reputare un cantante. Per ora niente, per ora niente. Siamo in cerca, giusto? No, no, farei un paio di volantinaggio, per ora questa zona rossa di merda, scusate. No, no, Senti Fabio, di solito, questi sono i nostri concorrenti, lo spirito veramente... Senti, a noi ci piacciono persone schiette. Dove ti esibisci di solito tu? Però è da nessuna parte. Ma vai in giro a fare karaoke? Vai in giro a fare karaoke, cosa fai? Sì, karaoke. Karaoke? Sì. Vogliamo sentire la nostra giuria comica cosa ne pensa del tuo pezzo che hai portato qua alla Scorrida? Simone Mancini. Ogni tanto, a parte mi ha fatto ridere ora, comunque ogni tanto pensavo che dicesse vedi che schianto! Scusate, mi interrompo. Hai visto il considerato che ha tirato fuori una zona rossa? Siete grandi. Che ha tirato fuori una zona rossa, io tirerei fuori... la regione, no, colora la tua provincia, vediamo se siamo fortunati. Elisa, venga qua, l'onore a Elisa. Caperzo. Ma che mi lasci, quando... No. Posso fare una cosa, posso dire aspetta un attimo, 30 basta. Secondi. Tiri il dado al centro dello studio, vediamo cosa coloriamo la nostra provincia. Giuseppe, di ecco rosso. Fatto. Perfetto, rosso. Vai, Elisa. Grazie Elisa. Grazie Elisa, torni a posto, per grazie. Senta, Fabio Acciai, voleva dire qualcosa? Non io, voleva dirlo un mio, diciamo, non lo volevo dire, voleva dirlo il cavaliere. Chi è il cavaliere? Sì. Il cavaliere. Berlusconi? Certo, lo chiamo? Lo chiami, velocemente. Singolo. Buonasera, popolo della Scorrida. Buonasera Francesco, buonasera Gianduiotti, la Magalocciuilla, la Bellucci Melisa. Voglio dirvi, prima di tutto, che bisogna restare a casa, usare le precauzioni. Mi raccomando. Detto tutto. Fino a quando te lo dico io? Allora, Fabio, lei è un bravissimo cantante, anche un bravissimo imitatore, però il mio Berlusconi noi l'abbiamo qua. Noi la salutiamo Fabio, probabilmente ci vediamo nel finale, arrivederci e grazie veramente di aver partecipato alla nostra puntata della Scorrida e io insieme al mio cavaliere vado a telecamera numero uno. Mi consenta, sono sempre numero uno, complimenti alla nostra valletta e io vi do la pubblicità. Bravissimo. Grillo. E non finisce mica qui. Mi sembra più assurdo di quando la notte è sempre più bella.
era e non come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, di quando mi vedi con me in una stanza, non c'erano i soldi, ma tanta speranza. Eccoci qua, siamo tornati in studio con la canzone di Nino Gaetano. Dica. No, raccattavo una tonsilla di Davide. Ah, sì. si è impegnato molto. Elisa, andiamo avanti con la gara e andiamo a vedere il quarto concorrente. Buonasera, allora io vengo da Rizzo e sono Gloria per gli amici Tiger. Visto, cara Elisa, la nostra Gloria Innocentini con il nome d'arte Gloria Tiger. E abbiamo collegato la nostra Gloria. Buonasera, Gloria. Buonasera, Gloria. Manchi tu nell'aria. Manchi tu nell'aria. Tutto bene, Gloria? Tutto bene, Gloria. Tutto bene, grazie. Ho visto che ha cambiato look, dal capello colorato siamo al capello biondo.
Se era fatta i capelli colorati solo per l'esibizione, credo. No. No? No, eh. Ogni tanto lo sa, ogni tanto. Senta Gloria, come nasce la sua passione per il canto? Nasce da quando ero ragazzino. Di solito dove si esibisce? Di solito dove si esibisce lei? Nei vari karaoke, adesso. Adesso da nessuna parte, purtroppo. Ma però ho fatto dei concorsi da ragazzina. Ah sì? La sento male. Sono stata a Sanremo. Addirittura. A Caro. Addirittura. Io vivevo lassù. Vivevo lassù io. Ah sì? Davanti al teatro Ariston abitava? No, abitavo a Ventimiglia. Ah, Ventimiglia. Che è una bellissima cittadina. Senta, poi c'è un mare meraviglioso. Lei, Gloria, è bravissima a cantare, veramente. Anche i nostri Gianduiotti hanno veramente accettato questa sua esibizione con un bel applauso. Noi la ringraziamo di essere stata in nostra compagnia. Grazie, ciao, Gloria. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti, ragazzi. Gianduiotti, maestro. Che c'è? Che ed c'è? Ora è il momento, Elisa, magico della serata con Scorribanda. Ora si gioca, eh. Ora giochiamo. Pronta a giocare? Lucilla, maestro, sei pronto? Le cuffie. Mano pronti? Al pulsante. Mi manca la gente. Allora, gioca con noi a Scorribanda. Lucio Corazzi indovina e canta. Gioca con noi a Scorribanda. Lucio Corazzi indovina e canta. Nostro gioco settimanale condotto dal nostro maestro Pierluigi Testi, il gioco della canzone, indovina la canzone. Il nostro prova maestro, dei pulsanti. Prova puls- il nostro maestro microfono. Manderà degli stacchetti e voi dovete con il vostro pulsante prenotarvi ed indovinare la canzone. Pronto maestro? Pronti? Pronto? È pronto il maestro stasera, è pronto! Primo stacchetto! Prego, fermo. Bella come una mattina? No. Bella come una... Bastava solo bella. Come bella, tu. È ma vero, da... giovanotti. Ma da arbitro concedo l'1-0. Ma bella come una mattina, l'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, chiara come il pane, ombra sul cuscino. Stai con me forever. Pronti con il secondo stacchetto. Le porto certe notti. Maestro Lucilla suona il maialino. Certe notti. Sì, certe sì. E lei? No, volevo fare una domanda a Lucio, anzi a... Dimmi Cici. Ma come mai sei così? Perché? Ti sto dando un suggerimento. Perché? Elisa perché la sai? Devi... Perché sì, te Cici devi sa, allora sapere. Forza! Cantiamola. Come? Com'è il titolo? Certe notti. Benissimo. Le notti non finiscono all'alba della via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi entrò a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. E il titolo era Come mai? Come mai? Io ho dato certe 3. Notti. E allora andiamo con il terzo stacchetto.
Prego, Lucilla. Il paradiso? Sì, delle signore. Improvviso. Ma faccia il piacere, maestro. Il titolo? Elisa invece non dice niente. Non ce l'ho. Non ce l'ha. Questa, Lucio, questa sarebbe la tua. Ragazzo fortunato. Ragazzo fortunato. Cantiamo, maestro. Famosissimo. Andiamo, Davide, come fai, Giovanotti? Se io potessi, sarei sempre in vacanza. Se io fossi capace, verrei cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è paradiso, all'inferno delle verità io metto col sorriso. Ce la facciamo un altro stacchetto veloce, maestro? Prego, prego. L'ultimo. E allora con la canzone Mamma Maria, ma come? Bianco con gli occhi blu, un vecchio evaso sulla TV, nell'aria il fumo delle candele, guai c'è cose rosse come miele, mamma, mamma con la gelosia, la ricetta dell'allegria, legge il destino ma nelle stelle. E poi ti dice se tra le più belle, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria. La gara continua dopo la pubblicità. E non finisce mica qui. Per presentare parlava latino, ma si sapeva controllare. E quel giorno che si trovò in mano un bel gelato, l'ora più dolce perché avrebbe presentato. Così lui cominciò sopra il palco per la scorrida e strinse quel microfono per tutta la vita. E ancora adesso che a Teletruria e guarda avanti, per la gente d'Arezzo si chiama Francesco Duranti. E ancora adesso che a Teletruria e guarda avanti, per la gente Arezzo si chiama Francesco Duranti. Io cara Elisa, sono affezionatissimo a questo maestro, perché è veramente l'eccellenza. Grazie Pierluigi. Prego, prego. E grazie anche a loro, ai nostri Gianluiotti. Elisa, noi possiamo anche stare vicini. Tanto mi hai detto che ti sei tamponata. Sì, a posto. Senti, andiamo avanti. L'ultimo in gara, il quinto concorrente. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno in Italia e poi spaghetti al dente, un partigiano
che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Che non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Taglia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera antitria, una 600 ci carrozzeria. Che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Federico Bottegucci di Arezzo, che purtroppo non abbiamo collegato per un problema di Federico, problema tecnico. Elisa, a te l'onore di mostrare i disegni, tantissimi disegni che ogni settimana arrivano dei nostri bambini. Allora, abbiamo questo qua di Lorenzo. Ecco qua. Prego. Elia, bellissimo. Bellissimo. Pieno di colori. Margherita. Ciao Margherita. Qui abbiamo Alessandro. E salutiamo anche il nostro Alessandro. Qua abbiamo Andrea, no? Andrea. Andrea. Sempre più disegni, Franci. Sempre di più, sempre di più. I nostri bambini devono continuare a mandare i disegni. Morgana. E salutiamo la nostra Morgana. Questi bambini sono fantastici. Amelia. Amelia, bello il nome. Amelia. Bellissimo. Bello. E abbiamo l'ultimo disegno. E Matilde. E Matilde. E allora, cara Elisa, ringraziamo i nostri Grazie. Bambini e li invitiamo a mandare i disegni a Teletruria, che poi ogni settimana noi lo mostriamo e vi salutiamo qua dallo studio. E allora è il momento, siamo arrivati alla fine di questa nona puntata, siamo anche arrivati purtroppo alla penultima puntata della nostra scorrida. Chissà, perché le richieste ne stanno arrivando tantissime, chissà se continueremo oppure riprenderemo l'anno prossimo, questo non si sa. Vi lasciamo sempre con un punto interrogativo prima di andare a vedere l'esibizione del nostro grande maestro. Voglio ringraziare i nostri immancabili Gianduiotti. E ringrazio la mia bella, straordinaria Lucilla, che la voglio al centro dello studio. Sentiti tu, Elisa, sì? Che segno appartieni? Bilancia. E allora leggimi subito la bilancia. Sentiamo. Ci sono stati momenti migliori. Grazie. Quello che viene è tutto trovato. Attenzione all'alimentazione. I dolci vi fanno male, il salato pure. Andata agli Ande. Ne fa male. In amore meglio un ci pensare, per il resto idem. E allora ringraziamo anche la nostra Lucilla. Maestro, ed ora il momento è tutto suo per la sua esibizione. Non so in cosa si esibisce questa sera. Stasera esibirò Carles Whisper. E allora che il fa? Nostro maestro con Carles Whispers. Thank you.
E ringraziamo veramente il nostro maestro, il maestro dell'orchestra ormai a ritina, ormai nota, Sara Banda, che nelle estati calca tutti i palcoscenici della zona e non solo, perché matrimoni, battesimi, comunioni, chi più ne ha più ne metta. Brunetta, venga qua. Venga qua, Brunetta. Dica. Io devo fare un saluto. Dimmi. Alla sua compagna, perché questa sera ci ha mandato dei dolci graditissimi. Saluto la nostra Debora Bibi Ginestroni. Grazie Debora, e ti mandiamo un bacio. Grazie. Brunetta al suo posto. Ascolta Duranti, sì. Siccome io so anche, te te se ne è scordato, ma io sono stato l'uomo delle lei freddure. Lei già, non te ne scorda questo, perché non palca Roma. Sì, vuol dire una freddura, faccia velocemente. Secondo te Duranti, cosa ci fa un asino nella ferrovia? Deraglia. Vada a posto, Brunetta, vada a posto. Elisa mi ha mandato fuori testa. Senta, siamo arrivati alla fine di questa nona puntata e dobbiamo eleggere il vincitore. Che la nostra giuria. Ah, prima mi dicono che c'è un riconoscimento per la nostra straordinaria Elisa, perché qui non siamo una Sanremo. Questa è una trasmissione veramente seria. Ma sul serio? Faccia al cavaliere, riconsegni il mazzo per favore. Grazie. Da parte di tutto lo staff della Scordina. È meraviglioso. Dei nostri cialdiotti, da parte del nostro maestro, dei nostri cameraman e del nostro regista. Grazie a te di essere stata in nostra compagnia. Io ti consegno la busta. Mi consegna la busta, presidente Berlusconi. Ti consegno la busta. Però io do l'onore alla nostra Elisa a eleggere il vincitore. Venga qua con posso me. Posso fare un saluto qua, ultimo io alla Gigia? Sì, no, li porto con me. A fare. Il cane di Carino della Elisa, la Gigia, e faccio un saluto e un abbraccio. E allora, maestro, rullo di tamburi. E prima di eleggere il vincitore, ti voglio ringraziare grazie a voi. La tua presenza, la tua bellezza. Grazie maestro. Grazie. Vince la nona puntata della Scorrida Fabio Acciai. Che dovremmo avere ma che emozione vincere questa puntata. Scusi, ha perso le parole. Meno male, Franci. Ha perso le parole. Quello di Rino. Microfono. Non la sentiamo. Tanto aveva detto grazie. E allora noi non lo sentiamo, sicuramente sarà un problema di microfono di Fabio. Sei stato veramente bravo, grazie Fabio. Acciai. Un applauso. E allora, cara mia bella, straordinaria, affascinante Elisa, credo che tu mi faccia compagnia anche venerdì prossimo. Certo, questo è l'invito. Con piacere. Allora noi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Teletruria 21:30 con la Scorrida. E non finisce mica qui, eh! Buonanotte a tutti! Dammi scintina per piacere, fammi bellina, che stasera c'ho la Villa Teletruria, Sta tranquilla Santina, che per stasera ti farò bellissima. Brava, che ce la fa a concorrenza la bionda. E mi torna! Ma sei già sotto! Ma sei ubriaco? Mannaggia! Allora, Cicci, vedate la mossa! Che c'è Francesco e la Barbara ci aspettano la Teletruria per la puntata! Che la guardi la Scorrida, te! Ma io sono in ritardo, devo andare! Ci vediamo tra poco!